negli anni 50. Ecco uno degli ambienti laterali con questo sfondato, la nicchia con una statua che si vede attraverso una finestra e poi ci avviciniamo allo stivadio, cioè al letto triclinare. Qui era tutto rivestito di marmi. Ecco, questo è il letto triclinare che era in muratura, bisogna immaginarlo rivestito di marmi con cuscini e qui si sdraiavano i commensali. Qui vediamo la cupola a spicchi che era rivestita di mosaico, di pastra vitrea, ma non è rimasto nulla. Nelle nicchie più scure erano sistemate delle fontane con l'acqua che scendeva dalle scale in quelle semicircolari delle statue. Questo ambiente che si vede al centro, che io avevo chiamato antro nel mio libro, è praticamente il palco reale. Qui stava l'imperatore Adriano in posizione sicura con la migliore visibilità e da lì poi scendeva l'acqua che si raccoglieva in questo canale laterale che si trova dietro lo stivadio. Qui c'era un primo canale, poi ce n'era un secondo. Poi l'acqua confluiva in questo piccolo bacino e da lì si riversava nell'Euripo, cioè nel grande bacino che si trova davanti a tutta la struttura.